Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale. Io sono Paola. Questo è uno svuota la spesa I per la grande I doppio. Non vedete tutte le cose perché molte cose sono da mia mamma e poi sinceramente mi sono un po' arrabbiata alla fine della spesa. Poi vi spiegherò perché. Un po' arrabbiata e un po' amareggiata perché non dipende interamente dall'iper, però vabbè. Vi spiegherò verso la fine di questo video. Innanzitutto, se non sei iscritto, iscriviti, commenta, condividi e metti like. Per voi è tutto gratuito e aiuta il nostro canale a crescere. Nella prima spesa, quella che ho fatto solo per me, ho preso queste barrette della Gran Cereale, ne ho prese 5, costavano 2,39 euro. Ho controllato bene quale fossero in offerta, 1,99 euro, erano solamente queste, ne ho prese 5. Da 2,39 a 1,99 è un po' poco, sono circa 40 centesimi, ma l'Iper mi dava un buono per ogni barretta di 1 euro, quindi li ho pagate immediatamente 99 centesimi, ma non essendo segnato come prodotto in offerta, lo utilizzerò per Wiscount e mi rimborserà un altro euro, quindi vuol dire che queste barrette verranno completamente gratuite. E ne ho prese 5 di queste. Poi ho preso la maionese della Calvé, due le ho date a mia mamma. Ciao maionese, è caduta dentro, però c'è. Due maionese della Calvé che mio figlio ha scoperto che gli piace la maionese. Ne ho prese due, ho controllato le scadenze che sono lunghe. Due maionese e due, no, due maionese e una salsa. È una salsa yogurt. Vi avevo già fatto vedere questa promozione in un vecchio video svuota la spesa, quindi se l'avete persa questa promozione, come perderete questa, non vi preoccupate, tornerà sicuramente. Allora, c'era l'1 più 1 su queste, quindi 1,58 euro 2 invece di 1,58 euro l'una, e avevo un buono da 80 centesimi per due di queste. Quindi due di queste invece che 1,58 euro l'una l'ho pagato 1,58 euro, ma col buono di 80 centesimi per due confezioni ho pagato 80 centesimi due confezioni. È anche su Wiscount, ma è segnato come prodotto in offerta, quindi non posso avere anche rientro su Wiscount. Peccato. Questa è anche segnata come salsa. Ah, questa qua sì, è segnata anche questa come salsa della Calvé, come salsa extra. E su questa qua da 1,86 € meno 60, 1,89 € meno 60 centesimi, 1,29 euro. Avevo un buono da 80 centesimi, questa l'ho pagata 49 centesimi, una sola perché avevo un buono. Gli altri buoni li avevo già usati per la volta precedente per fare un po' di scorta di salse. Poi, più che altro avevo preso il ketchup, se non ricordo male il ketchup, e ho preso anche altra salsa yogurt che ha preso mia mamma e penso una parte sia andata a mia sorella. Poi queste qua del pesto, il pesto della Barilla è in offerta a 1 euro. Mi sembra 1,59 euro, purtroppo è segnato come prodotto in offerta. Io avevo un buono da 50 centesimi, quindi l'ho pagato 1,09 euro. Ne ho presi due. È in offerta anche su Wiscount, ma sinceramente non mi conviene perché se avessi usato Wiscount sarei andata a 1,59 euro. Invece così sono arrivata a 1,09 euro. Per le salse è ancora più grande perché sulle salse 1,58 euro, mettiamo che ci fosse stato il buono da 80 centesimi, quindi 1,58 euro una, e 1,58 euro sono 3,20 euro, meno 80 centesimi sono 2,60 euro. Meno 1 euro di Wiscount, 1,60 euro, se non ho fatto male i calcoli. Invece così praticamente due le ho pagate 80 centesimi. Quindi anche lì bisogna sempre vedere dove andare a parare. Due confezioni di questo pane della Morato l'ho preso perché c'è la promozione per provare a vincere dei buoni spesa sul sito della Morato. Costa 1,49 euro questo e 1,19 euro quello piccolo per fare tipo magari
gli stuzzichini o per le feste, quello viene 1,19 euro. Comunque, due prodotti della no, Morato, della Roberto, scusate, no, Morato, Roberto, c'è scritto anche, due prodotti della Roberto sul sito della Roberto, potete provare a vincere dei buoni spesa. Questi costano 1,49 euro. Per ora non ho vinto perché non è la prima volta che partecipo a questo concorso. Poi, tanto che qua le cose sono poche, ho preso delle mozzarelle della Granarolo che non vi faccio vedere perché sono da mia mamma, venivano 1,89 euro l'una. Non so se esista il buono, se esista il concorso della Granarolo, nel caso vi farò sapere prossimamente. Tra l'altro la Granarolo è quella marca che a me piace di più per quello che riguarda i latticini, perché ha un occhio di più in più per il benessere dell'animale. Quindi Granarolo, ottima marca, secondo me. Ha tutti i requisiti che a me piacciono, però io cerco di prendere quello che al momento è migliore col prezzo minore. Scusatemi, prude il naso, scusate. Poi ho preso tre della Pringles che erano in offerta a 1,79 euro. Ok, tre di queste. No, ancora non siamo riusciti a vincere. Cos'è, un telefono? No, un tubo più penso sia il codice. Puoi vincere 300 € in aperitivo? Magari, non sarebbe male. Ma questo qua della Pringles è un po' strana come applicazione. Una volta sola siamo riusciti a inserire il codice, ma poi alla fine non siamo mai riusciti ad andare avanti. Comunque sappiate, se riuscite, noi non riusciamo, c'è la promozione questa della Pringles. Io l'ho presa principalmente perché ai miei bambini a loro piace questo tipo di Pringles, solo questo tipo di Pringles. E come ultima cosa, ah, ecco che fine aveva fatto questo, scusate. Tanto voi non l'avete visto, per fortuna. Il tonno dell'Iper che era scontato a 5,99 € invece di 8,69 euro. Sono dentro 12 scatolette. Quindi, cosa è successo? Aspettate che lo rimetto via perché sennò non ho spazio qua, spacco tutto. Allora, il mio totale sarebbe 41,57. Di questi 41,57 però dovete aggiungere 15,26 € di promozioni varie. Quindi, no, mannaggia, non si vede, fidatevi. Quindi sono 15,26 € di promozioni varie tra il pesto, perché praticamente è tutto in offerta, comprese le barrette della Gran Cereale che non sono segnate come prodotto in offerta, quindi dovete aggiungere un altro 1,50 euro. Quindi da 41,57 € dovete aggiungere 15,26 € di sconti con la tessera, e a questo dovete aggiungere tutti i vari buoni che vi ho detto, quindi 5 euro del Gran Cereale che sono 5 pezzi. Due pezzi i tre pezzi da 80 centesimi delle salse, e qua trovo anche un 50 centesimi. Ah, e due buoni da 50 centesimi per il pesto. Quindi sono 5, 6 più 3,20 euro, sono 9,20 euro. Quindi da 41,57 solo con i buoni sconto sono arrivata a 31,20. Però 41,57 vi ricordo che dovete aggiungere 15,26 euro. Quindi più o meno sono 42, da 57 € tra buoni sconto e promozioni sono arrivata a 31,20 €. Quindi già siamo arrivati a circa un 40%, circa, anche di più, 45%. Poi il restante l'ho pagato con i ticket di mio marito, 31,20 € di ticket, e ho pagato di tasca mia 1,97 € di questo scontrino. Mi torneranno i 5 euro del Gran Cereale, quindi sono già andata a guadagnarci circa 3 euro, e proviamo a fare il concorso delle Pringles. Della Calvé mi sembra non ci siano concorsi, e neanche della... aspettate che guardiamo in diretta se ci sono concorsi, ma mi sembra proprio di no. Vediamo. Queste promozioni, quando voi vedrete lo svuota la spesa, già sono finite, ma sono promozioni che già praticamente si sono già c'è un concorso Calvé, che sono già ritornate indietro. Ah sì, provalo e vinci il kit aperitivo. Ok, credo che bisognasse proviamolo, dovrei essere in tempo.
Dovrebbe essere in tempo. Vediamo quando scade da regolamento. C'è tempo fino al 25 settembre. Questo lo vedete prima del 25 settembre. Dovete comprare nei negozi aderenti. Tutti i negozi della grande distribuzione sono aderenti. Teste lunga. Vi consiglio di andare Iper, Bennet, Gigante. Scusate, ho mangiato una cosa piccante e mi si sono bruciate le labbra. Allora, cosa dobbiamo fare? Per partecipare, gli utenti dovranno, durante il periodo dell'iniziativa, acquistare in un unico atto d'acquisto almeno due prodotti della linea Calvé, escluso il peanut butter Calvé. Io ne ho presi tre, quindi direi che ci siamo. Anzi, no, ne ho presi tre, cinque. Perché ho preso due, quattro confezioni di Calvé maionese e una di salsa yogurt, quindi direi che ci siamo ampiamente. Telefonare al numero 06 54 54 73 54 tutti i giorni dalle 8 a mezzanotte e seguire quello che c'è scritto qua sopra. Ok, è un instant win, un kit aperitivo brandizzato Calvé. Ci provo, vi faccio sapere se l'ho vinto, ve lo posterò in community. Poi andiamo all'altro concorso Barilla Pesto. In genere bisogna fare tutti i concorsi entro 5-7 giorni da quando avete acquistato il prodotto. No, questa è della pasta Barilla. Cuciniamo insieme. Sì, questo è della pasta Barilla, non è del pesto. Però c'è anche questo concorso. Tre confezioni di pasta Barilla. Ok, tre confezioni di pasta Barilla. Andare sul sito sempre entro 5 giorni e si può vincere un kit. Aspettate, un kit. Cosa si vincerà? Un kit sempre tutto online si fa. Qual è il premio? Un grembiule e un Eco Show 15 pollici, se credo sia, ogni giorno. Non so cosa sia un Eco Show, non so se è un dispositivo, non saprei. Comunque c'è il concorso, ma per la pasta, non per i pesti. Ok, quindi il pesto lo posso mettere via. Allora, arriviamo, vediamo se c'è il concorso Gran Cereale, magari c'è anche quello, eh. Così almeno so di metterle via tranquilli. No, concorso Gran Cereale. C'è. Allora. Acquista un prodotto e puoi vincere uno smartwatch. Wow! Fino al 30 novembre 2023. Quindi 30 novembre 2023 per vincere lo smartwatch. Carta e penna, segnatevi tutti i concorsi. Quello della Barilla, credo che sia anche quello per settembre-ottobre. Allora, aspettate che mi chiudo le altre pagine che non mi servono a niente, se no poi qua ci mettiamo 850 anni. Ok, questa è la prima spesa. La seconda spesa che ho fatto è quella un po' per mia mamma e un po' per me. Allora, vi dico di già, questo è lo scontrino. Il totale è qua. Il totale era 126 più 25 euro, quindi circa 150 euro. Cosa è successo? Allora, di questi 150 euro, io ho usato, volevo usare un bordello e mezzo di buoni. Non mi è stato possibile perché ho scoperto che, allora, di questi ho sbagliato io, mea culpa, 1,20 euro. Ho sbagliato, ho preso gli extra invece dei mini, degli ultra mini, mini e mini plus. Mea culpa. Probabilmente di questo ho sbagliato. Ne avevo uno per l'extra, ho confuso i buoni. Mea culpa. Questo, mea culpa. Poi, volevo utilizzare due di questi, che erano ben 6 euro. Ok.
mia mamma, questi qua della Lines costano 7,49 euro, sono meno 2,25 euro, erano all'offerta 5,24 euro. Ogni due prodotti mi scalavano 3 euro e di questi ne avevo due. Ok, quindi 5, 20, 7,49 per 4 sono 15,30 euro. Sono in offerta 5,24 euro, che per 4 sono 21 euro, meno 6 euro, 21 meno 6, 15. Diviso 4 sono quasi 4, sono poco meno di 4 euro l'uno. Che già per uno di questi è tanta roba. Cosa è successo? Perché non li ho potuti utilizzare? Perché sono diventati tirchi, ed è il motivo per cui faccio questo svuota la spesa, che sono diventati tirchissimi, nel senso che un po' di tempo fa, voi leggete qua, ve lo leggo io perché la mia telecamera fa un po' schifo, non so perché, c'è scritto due confezioni di pants unisex plus. Quelle che avevo preso a mia mamma erano i pants unisex plus extra. Ok, un po' di tempo fa non c'era problema extra plus normali, problema non ce n'era. Adesso sono diventati talmente tanto tirchi che, perché questi qua sotto sono blu e quelli che ho preso a mia mamma sono rossi, non è lo stesso prodotto, nel senso quello raffigurato, anche se è comunque pants unisex plus. Comunque, non me l'hanno fatto passare. Cosa vuol dire? Vuol dire che non l'ho potuto utilizzare. E ho tempo fino al domani, per me, che è il 30, per andare a prendere gli altri. Se no, questi scadono il 1º ottobre e probabilmente torneranno in offerta. Quindi sono già 6 euro che non ho usato, più 1,20 euro, sono 7,20 euro, 7,18 euro per la precisione, che non ho usato, uno per mia colpa, due per la tirchiosità, si può dire, del signor Iper. E questi qua della Lines l'anno scorso sono stati quelli che mi hanno consentito di fare 160, di pagare 160 euro, una spesa di 600 euro. La trovate qua sul mio canale, sono state più spese. Poi, aspettate che lo devo cercare, che è qui in mezzo, eccolo qua. Questo 2,99 in offerta, 2 euro e aspettate, fatemi fare il calcolo, 2,19 euro, una cosa del genere, in offerta 2,19 euro, più o meno, meno 1,75 euro, questi qua e l'avrei pagati 40 centesimi. Anche qua tirchiosità grandissima, prodotto perfetto c'è, è lui preciso, identico. Ma cosa è successo? Non me l'hanno fatto passare perché il prodotto con lo sconto è sotto i 50 centesimi, quindi io questo l'avrei pagato 40 centesimi, il macchinario non me lo accetta. Quindi non l'ho potuto utilizzare e sono un altro euro e 75. Quindi 3,36, 7,20 euro, 3,36, facciamo 3,9, poco meno di 9 euro, e non li ho potuti utilizzare. E voi non sapete che carogna mi è salita a me. Ma dulcis in fundo, anche qui tirchiosità has no limits. Questi qua, che non ce li ho qua, ce li ho in mezzo da qualche parte qua, della Steril Cut. La Steril Cut costa, cioè codesti, no, sì, Steril Cut no, però questi della Purina One Bee Defensis. Questi qua sul tipo no Steril Cut, che secondo me è quello il problema, non li pre ce li prende. Sul tipo Steril Cut no, perché anche qui fino a poco tempo fa, che fosse Steril Cut o no, me li prendeva, e ve lo assicuro perché li ho comprati. Da un po' di tempo a questa parte sono diventati tirchi, non essendo Steril Cut non me l'ha preso. Qua c'è scritto Steril Cut, qua sì. Quindi questo lo posso utilizzare sugli Steril Cut manzo, perché c'è scritto Steril Cut manzo. E questi io domani sarò con una mia compagna, ci vado da sola, faccio la faccia tosta.
Questi della Steril Cut è 3 euro su 3 confezioni. Io ne avevo 2 euro su uno. Allora, questi praticamente sono... Uno me l'ha preso, due no. Allora, quello che avevo io, che ho scaricato da Buon per Tutti, Steril Cut non era segnato. Era segnato non Steril Cut. Questo sì. Ok. E li prenderò a manzo, non è un problema per me. Prima che mi dicono, ah, ma non è a manzo, allora non lo puoi usare. Perché mi hanno detto che devi guardare anche la striscietta rossa. Non c'è problema, li prendo a manzo. What? Qual è il problema? Nessuno. Tanto è il limite, se sono in più, li doniamo in beneficenza. Questi della Steril Cut costavano... Allora, costavano 5 euro rotti, erano un'offerta 3,29 euro meno 2 euro, 1,29 euro, 1,89 euro, una cosa del genere, perché se lo cerco qua sopra ci mettiamo 850 anni. Quindi sono altri 4 euro che non ho potuto scalare, per un totale circa di 13 euro. Poco più, poco meno, qualche centesimo in meno. Quindi voi pensate... Per una come me, che sono anni che usa i buoni sconto, che vi incentiva ad usare i buoni sconto, mi sta salendo la carogna, nel senso che non vi sto dicendo non usate i buoni sconto, perché avete visto l'altro sconto e non ho pagato 2 euro. Non vi sto dicendo non andate nei supermercati ad utilizzarli, vi sto dicendo siate il più fedele possibile a quello che c'è scritto sui colori, perché... se non è specificato come nel caso extra, come nel caso della Lines, oppure non è specificato sotto la banda che è Steril Cut, astenetevi, ok? O piuttosto prendete quello se vi conviene, perché a quanto pare sono diventati tirchi in una maniera allucinante. Quindi sta diventando un pochino più difficile poter ottimizzare il tutto, ma io lo farò. Comunque, perché tutto fa brodo? Mio dito che è scocchiato, scorchiato, scocchiato, quella roba là. Quindi, adesso se vi dico quanto ho speso, voi vi mettete a ridere, ammazzate che purciara, come si dice forse a Roma, credo, spero di averlo detto bene. Sì, sottirchia, ma perché 13 euro sono 13 euro? 13 euro sono 2 Happy Meal, poco più di... 2 poco più... Di 2 Happy Meal, sì, 2 Happy Meal sono 5 euro, 5, 5, 10, un Happy Meal e mezzo. Quando mi ha detto 26 euro, ho detto, come? Volevo dire, aspetta un attimo, ricontrolliamo, ma c'era fila. E ho detto, ok. Però sono tornata indietro e mi hanno fatto le pulci su. È vero che comunque se questo hanno ragione loro, ma questo potevano anche darmelo, l'euro 75, ma hanno detto che non si poteva. E questo sono diventati purciari. Purciari? Si dice purciari? E anche questo, vabbè, non c'è problema perché io farò di più le pulci. Ma bando alle ciance, di questi 150 euro, muah, quanto ho speso? Ho speso 26,40 euro. Dovevano essere 13 euro circa. So che non si vede niente. Se volete, vi metto la foto in community. Tanto lo scontrino non lo devo buttare. Ho speso solo 26 euro. È vero, solo 26 euro. Come ho fatto a spendere solo 26 euro? Allora, da 150 siamo arrivati a 126, ma 126 perché io avevo un buono da 18 euro su una spesa minima di 130. Il totale era poco più di 140 euro, quindi sono arrivata a 126 subito. Poi ho messo 3 buoni da 40 centesimi del formaggio, quello della Galbani, 40 centesimi, viene 1,59 euro meno 40 centesimi che c'è il bollino sopra, l'ho pagato 1,19 euro, non essendo in offerta lo posso mettere su Wiscount e mi rimborsano 50 centesimi su ogni bustina. Quindi almeno lì quella è stata una cosa imprevista. Aspettate, niente, mio figlio deve bere. Poi, tolti i restanti buoni sconto che sono uno da 2 euro che è quello della Steril Cut, uno da 4,50 euro
che è un pacco di assorbenti per mia mamma, no, per me, che da 7-8 euro era in offerta a 5,50 meno 4,50 euro, l'ho pagato circa 1 euro e lì tanta roba. No, Franci, poi due di questi, di quelli blu da 2,99, tipo quello che ho preso per me, quindi sono 3, 6, 10, 12, 12 e Ma mi ha aperto. sì, mettilo via, 12, Mi ha 13 e 20, aperto, mamma. mettilo via lo stesso, 13 e 20, 13,70 euro, A me. quindi 13,20 euro, 13,70 euro. Io avevo calcolato circa 25 euro, la metà dei buoni sconto sono riuscita a utilizzarli, l'altra metà no. Di questi potrò riavere ancora 1,50 euro e quindi va bene. Alla fine, fate conto, 126 meno 13 euro sono 113 euro. Questi 113 euro io ho pagato due con due carte regalo da 25 euro. No. No, Franci. Ma Non so se anche i vostri figli vogliono mangiare schifezze tutto il giorno. Lui poi dopo sta male e vomita. Ma non gli entra in testa. Quindi devi limitarlo per forza. Vabbè, chiusa parentesi. Quindi dicevamo 150 meno 25 euro, 126. Grazie al buono da 18. Poi ho usato 13 euro di buoni, quindi siamo arrivati a 113. Due carte regalo da 25 euro, una l'ho avuta grazie al pagamento, quello di YouTube, che non ho pagato 25 euro ma ho pagato 20 grazie a BeShopping, che ti permette di poter pagare scontate delle carte regalo se hai in accumulo dei soldi. Quindi invece di 25 l'ho pagata 19 rotti. Una l'ho pagata così e una, l'altra da 25 euro, l'ho pagata sempre 19 euro rotti grazie al rientro dei soldi che mi sono arrivati tramite l'applicazione di Wiscount. Quindi tutto gratuito. Quindi sono 50 euro che mi sono piovuti dal cielo. Però in realtà ho pagato 20, non 50, come vi ho appena spiegato. Poi che altro c'era? 36,40 euro di ticket, ho pagato 26,49 euro, che per me è tanto, 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 tanto. Quindi 126, 150 meno 25, meno 13 euro di buoni sconto, meno 50 euro le carte regalo pagate 20, mio marito, meno i ticket. Vuoi qualcosa? No, pagato 26,40 euro. Può sembrare pochissimo, ma per me è tantissimo, nel senso che mi stanno qua quei 13 euro, proprio qua, qua, qua. Ho avuto altri Catalina, sui Lines non ci sono, sono sicura perché ho controllato dei concorsi. Del Purina One devo controllare se ci sono concorsi, ma non credo, controlliamo. Così intanto che siamo, che video lunghissimo, 30 minuti, ammazzate, ci metterà 850 anni a caricarsi. Però perlomeno è stato un video lungo, ma almeno ti sentono, papà. Papà, ti sentono. Mamma, Allora, aspettate. Ok. Scusate, mio marito che stava sgridando mio figlio. Allora, buoni sconto per una banda a stampare? No, perché tanto ci sono. No, non ci sono. Mannaggia, il naso che mi prude tantissimo. Ok, no, non c'è niente. Concorso Purina One? No, attualmente non ce ne sono. E va bene anche così, perché di altre cose l'Ines non c'è, il Purina One non c'è. Di altre cose particolari non le ho prese perché c'erano le cose dell'iper, che ci sono gli sconti sulle cose dell'iper. Mio figlio ha voluto Kinder Bueno. Ok, le altre cose non c'è, perché sono stata proprio attentissima, attentissima su quello che compravo. Ok,
Il mio video stralunghissimo finisce qui. Vi ricordo di iscrivervi, di commentare, di condividere. Tutto per voi, gratuito, aiuta il nostro canale a crescere. E vi farò sapere se ho vinto qualcosa. Aspetta, Francesco, quasi finito. Dei concorsi vari. Ci vediamo alla prossima. Ciao!